Buonasera a tutti ed eccoci con una nuova puntata della nostra trasmissione Voglia di Parlare. Questa sera abbiamo un ospite, dovremmo dovuto avere il nostro Giovanni Garofalo, ma per problemi di salute non è presente. Abbiamo però un sostituto che è abbastanza all'altezza del nostro Giovanni Garofalo. Abbiamo Roberto Gravina, buonasera. Buonasera a lei, buonasera ai nostri telespettatori. Buonasera all'amico Giovanni Garofalo, per primo, con cui auguro di riprendersi al più presto, perché è stato avuto un altro intervento chirurgico, quindi mi auguro e gli auguro di ritornare presto, perché lo aspettano tutti, quindi lo aspetto anch'io. Allora, con Roberto Gravina, già assessore e consigliere comunale al Comune di Caltagirone, ha fatto una lunga esperienza, perché non era soltanto in questa legislatura ma anche ai tempi dell'amministrazione, sì. Pignataro mi sembra, o anche con la Sampere. No, con i due Pignataro. Due mandati Pignataro e poi con Bonanno. È sempre stato consigliere comunale, per cui una lunga esperienza da consigliere e poi l'ha fatta anche da assessore. Bene. Con Roberto Gravina era ovvio e giusto parlarne, anche per chiedere perché questi consiglieri o questi assessori che improvvisamente sono stati dismessi perché sfiduciati dal resto del Consiglio Comunale, la domanda che viene esplicita è: Roberto, cosa è cambiato dopo la mozione di sfiducia? Ma innanzitutto, fra prima e dopo, ecco. No, innanzitutto vorrei dire una cosa: non è cambiato nulla, anzi, le cose peggiorano, ma non perché il commissario li fa peggiorare. Ma le altre cose, so che siete molto amici con il commissario, perché vi hanno immortalato, qualcuno vi ha fotografato assieme per levare il caffè o una granita, non so che cosa. Guardi, l'amicizia che ho con l'ingegnere Mario La Rocca, attuale commissario straordinario del Comune di Caltagirone, è un'amicizia decennale, per cui non è una cosa nata ora. Se ci hanno immortalati, così come avviene tra amici che si conoscono da lunga data, a prendere una granita al bar insieme, io non ci trovo nulla di strano. Poi nella nostra città, anche perché eravate fuori in un luogo pubblico, nella nostra città purtroppo anche prendere un caffè o una granita viene intrapresa come niente di particolare. Io e l'ingegnere La Rocca abbiamo rapporti di conoscenza e di amicizia che durano da un decennio circa. Basta pensare che l'ingegnere La Rocca è alla guida dello staff dell'assessore regionale alle infrastrutture, per ragionamenti di lavori tra l'ente IACP di Catania, che dipende dall'assessorato alle infrastrutture e non solo dalle infrastrutture, quindi sono stati ci conosciamo da lunghissima data, per cui prendere una granita tranquillamente e apertamente in un bar di Caltagirone, io non ci trovo nulla di scandaloso. Niente di particolare. Che cosa è cambiato? È cambiato quello che noi vediamo in giro, è cambiato che purtroppo ci sono dei problemi nell'altezza urbana, ci sono problemi con la tesoreria, ci sono problemi col bilancio, ci sono problemi di liquidità, così come ce le aveva l'amministrazione Bonanno, ce le ha il commissario. È cambiato che diciamo che l'attuale situazione di liquidità di cassa e di politica della riscossione si è fermato un trend, si è fermato. Noi avevamo delle idee che avevamo già messo su carta, avevamo un nostro pensiero nel modo di amministrare, anche dove andare a prendere i soldi. Per carità, il commissario è una persona di indubbia capacità, è una persona per bene, un galantuomo, è un grande lavoratore. Il commissario sta un paio di giorni la settimana a Caltagirone e l'amministrazione era sempre presente. Siamo dispiaciuti, però purtroppo non l'abbiamo voluto noi. Noi siamo stati sfiduciati, quindi abbiamo perso una
battaglia, in una guerra politica di questa città, ma il mio rammarico, che poi è il rammarico che posso esprimere a tutti quelli che ci ascoltano a nome anche del sindaco, del dottor Bonanno, dell'assessore De Pasquale, dell'assessore Marino, dell'assessore Sinatra, e saluto sempre i miei colleghi, è quello che la cosa più brutta è che non ha deciso il Calatino di mandarci. A noi la sfiducia al sindaco Bonanno parte dai cosiddetti politicanti e politici, dai colletti bianchi catanesi, perché questa città, se oggi è così, lo si deve a loro. Non si può ogni volta dire e la colpa è sempre degli altri. Ognuno di noi è stato un omicidio politico di una città, lo stiamo vedendo quello che sta succedendo con l'amministrazione Bonanno, in ritardo, ma si pagavano, si dava aiuto alle famiglie indigenti e bisognosi. Il commissario ha dovuto prendere atto di una situazione, il commissario è andato a Roma, ha parlato col ministero, il ministero gli ha detto di continuare quello che avevamo fatto noi, perché non sarà un caso che sulla spesa corrente il Bonanno Terre, io mi riferisco al mio anno di assessorato, a quello del collega De Pasquale, che il collega De Pasquale aveva sin dal primo momento, da vice sindaco e assessore al bilancio, unitamente a tutta la giunta e col suo sindaco in testa, abbassato la spesa corrente del comune di Caltagirone di 5 milioni di euro. Eravamo passati da quasi 40 a 35, quindi il taglio lineare, la spending review, noi l'abbiamo fatta. Oggi il ministero dice che con le entrate, anche in previsione del 2015, bisogna tagliare ulteriori 5 milioni di euro. E quando il commissario comincia a dire che renderà noto l'elenco dei morosi sul sito del comune, quando dice che probabilmente non riapriranno il prossimo anno scolastico gli asili nido comunale, questo non si può attribuire alla nostra amministrazione, non si può attribuire al sindaco Bonanno o all'assessore di turno. Questo è da attribuire a chi ha voluto che ciò accadesse. Per carità, ulteriori tagli erano previsti anche da parte nostra. Vorrei ricordare che uno dei primi atti che il commissario ha fatto, momentaneamente congelato perché sta facendo, da quello che mi si dice, perché con l'ingegnere La Rocca non abbiamo parlato di problemi del comune, perché ci teniamo entrambi ai nostri pensieri, quindi noi abbiamo preso soltanto ed esclusivamente una granita. Il commissario, l'ingegnere La Rocca, uno dei primi atti, ha preso una delibera di giunta, la delibera di giunta che diceva di mandare in prepensionamento, in pensionamento alcune unità del comune di Caltagirone, l'ha messa in atto, ora sta valutando, l'ha congelata momentaneamente per valutare un insieme di cose, e dopodiché continuerà. L'ingegnere La Rocca è commissario di questa città, rappresenta tutta la città, e quindi tutti, è giusto che aspettiamo i suoi passi, è giusto alcune decisioni che, pur non condividendole, attenzione, noi dobbiamo rispettare, la città deve rispettare, perché questo ha voluto l'organo che è deputato a farlo, cioè i consiglieri comunali. I consiglieri comunali, quindi 20 trentesimi del consiglio, hanno deciso che noi dovevamo andare a casa e che questa città non doveva avere un'amministrazione, indipendentemente da chi vi fosse al governo della città, ma noi dovevamo sottostare a un commissario. Io ho chiesto al commissario, perché abbiamo avuto ospite qui da noi, per le famiglie bisognose, se fosse erogato l'assegno mensile, e ha detto se i soldi ci sono sì, se non ci sono no. Purtroppo cominciano a tagliare le spese, anche perché ha necessità di pagare con i soldi che ci sono dentro le casse. Ma guardi, lo ha detto chiaro, noi facevamo un bilancio con circa, noi incideravamo al di sotto di quello che erano, diciamo, l'iter degli ingressi dell'anno in corso. Su 35 milioni noi facevamo la spesa che era su 33, ecco, ci mantenevamo 33 e mezzo lì,
Il sindaco era abbastanza rigido, il dirigente era ancora più rigido del sindaco e del vice sindaco assessore al bilancio, il collega De Pasquale. Purtroppo anche quest'anno ci sono, nell'anno 2015, lo avevamo già detto, lo avevamo gridato da parte dello Stato, minori trasferimenti. Basta pensare che nell'ultimo triennio il comune di Caltagirone ha avuto, per il contributo di solidarietà nazionale, un taglio che partiva da 6 milioni e 7 per il 2013, nel 2014 è stato di 4 milioni e 800 mila euro, quest'anno la previsione è di 2 milioni e 700 mila euro, quindi in 3 anni 4 milioni di euro meno. Che poi dovremmo cercare in un certo senso di recuperare perché la legge è chiara sull'IMU agricola. Ma quale IMU agricola? Ma se la gente non ha come sopravvivere, come la deve pagare l'IMU agricola? Non sarà in grado di poterla pagare, la maggior parte non sono in grado di poterla pagare, quindi alla fine dei conti 4 milioni di euro meno. E un bilancio di 4 milioni, se facciamo quattro conti alla femminina, che da 34 ce ne togliamo 4, praticamente siamo intorno ai 30 milioni. Ecco perché l'ingegnere La Rocca diligentemente sta riducendo il bilancio con circa 28 milioni di euro. Ma questo sarà un taglio bruttissimo, perché ci saranno tanti meno servizi nella nostra città che noi nel bene o nel male avevamo garantito, con molte difficoltà, con tanti problemi, ma li avevamo garantiti. La chiusura, se così fosse, io mi auguro invece che l'ingegnere La Rocca con i dirigenti del comune, che ringrazio e saluto per l'opera che hanno prestato durante l'anno in cui sono stato assessore al comune di Caltagirone, da primo all'ultimo, non mancherò di ringraziare loro e i dipendenti del comune di Caltagirone. L'ingegnere La Rocca, insomma, ha lanciato un appello, ha detto: se entrano i soldi, io le cose le posso fare, se non entrano i soldi, tante cose non sono in grado di poterli garantire. Io ho preso il ragionamento per primo questo, ma se così fosse, ci sarà un taglio anche, mi immagino, no? Sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Perché questo? Perché Certo. l'incassato reale e le bollette messe c'è una differenza abnorme. Quindi se deve fare i conti con circa 3 milioni e 3 milioni e mezzo a fronte dei 6 milioni e mezzo di bollette che vengono mandate, io non so cosa succederà nella città che è stata di Sturzo, di Giorgio Ercoleo, di Silvio Milazzo, Ma perché no? sono bollette gonfiate o perché No, so no, 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 no. sono Allora, la bollette bollettazione giuste? è corretta, poi Corretto. sull'incassato annualmente si aggira tra il 53 e il 55%, il resto è stato da noi scritto a ruolo, cioè noi abbiamo, di solito la legge dice che comunque si può fare in un quinquennio. La giunta Bonanno ha lasciato in eredità al commissario straordinario del comune la possibilità, perché lo abbiamo già fatto e cartolarizzato, pronto per l'iscrizione al ruolo e quindi della riscossione coattiva, la restante parte di quello che non avevamo incassato e quindi una grossa fetta. Basti pensare che l'ammontare totale della possibilità di andare a riscuotere attraverso chi gestirà la riscossione del comune di Caltagirone si aggira e supera i 25 milioni di euro. Porca Quindi miseria, è non una bella abbiamo cifra. lasciato, come qualcuno vuol far capire alla città, buchi di bilancio, buchi neri. Il nostro bilancio noi lo abbiamo presentato. Al collegio dei revisori, il consiglio comunale non lo ha bocciato e quindi il consiglio in realtà era già sciolto anche quando ci ha sfiduciati. Ma su questo ognuno di noi ha il proprio pensiero, questo è il mio personale. Non potevano sicuramente
sfiduciare la giunta Bonanno, perché la legge, l'articolo 261 e 262 del TUEL 267 del 2000 è chiaro, ma su questo noi abbiamo fatto una scelta politica e non giuridica e abbiamo deciso di non presentare ricorso avverso la delibera di consiglio che ha sfiduciato il dottor Bonanno e noi e quindi tutta la Ma sua perché giunta. vi hanno sfiduciato? Cosa è successo all'interno Ma del... non è una questione di quello che è successo all'interno. Io posso capire il centro-sinistra. Il centro-sinistra in questa città che essendo avversario politico, che avendo preso una batosta politica, che avendo subito il dissesto giusto che anche il Tribunale Amministrativo Regionale e il CGA hanno dato ragione al sindaco Bonanno e a tutti quelli che hanno votato, che abbiamo votato il dissesto. Il CGA e il TAR hanno detto che la dichiarazione di dissesto è legittima. Attenzione, non solo legittima, che si doveva fare perché, tra l'altro, la Procura della Corte, la Corte dei Conti aveva già scritto al Comune di Caltagirone. Quindi, quando qualcuno viene a dire che ah, ma sa, non si è tentato la manovra di riequilibrio, ma come dovevamo riequilibrare? È chiaro, è in un documento firmato, sottoscritto da una commissione liquidatrice del Comune di Caltagirone, formata dalla dottoressa Pace, dal dottore Giordano e da un altro membro, che ha dichiarato che il Comune di Caltagirone aveva in quel momento una passività di oltre 52 milioni, siamo a 53 milioni di euro, oltre i mutui. Quindi io vorrei capire, ma se non siamo stati in grado, e nessuno può essere in grado, non è una cosa che dice Roberto Gravina o che si racconti in giro, è una cosa che lo stesso commissario trova difficoltà a pagare i mutui, a pagare gli stipendi, a pagare gli operatori ecologici, a pagare i sussidi alle famiglie indigenti e bisognosi, a pagare le forniture di energia elettrica, del telefono, dei pasti per i bambini agli asili nido, al trasporto dei bambini dello scuolabus comunale, a pagare il gasolio, la benzina per le macchine, le autovetture, a pagare l'assicurazione, a pagare i bolli, a pagare le revisioni, a pagare i fornitori di chi ci aggiusta le macchine, i condizionatori, i computer, le cartucce, le stampanti e chi più ne ha più ne metta. Gli stessi problemi che aveva l'amministrazione Bonanno oggi ce li ha l'ingegnere La Rocca. Non è cambiato nulla, però l'ingegnere La Rocca deve agire da commissario e non fa scelte politiche. L'amministrazione Bonanno ha fatto delle scelte politiche. La scelta politica nostra era quella di non lasciare gli ultimi indietro. Per carità, oggi purtroppo, io dico purtroppo, l'ingegnere La Rocca non lo fa sicuramente per piacere, perché è una persona che, insomma, si trova ad essere commissario e che purtroppo deve prendere una decisione. La decisione sono quelle di tagliare, ha detto, sul ragionamento ci sono, ancora non abbiamo visto nulla, ancora non si è visto nulla in questa città. Questo hanno voluto e questo ci teniamo. Io faccio parte di questa città, sono un cittadino di questa città, ho i miei figli che crescono in questa città, amo la mia città così come la amano anche i miei avversari politici, attenzione. Però è stata una scelta che io reputo irresponsabile, politica irresponsabile, perché, ripeto, il centro-sinistra aveva tutte le ragioni del mondo, perché è un avversario politico. Ma quando si ci mettono pezzi del pseudo centrodestra, no? Forza Italia, e questi, e quelli, e quando, vuol dire che l'amministrazione Bonanno non andava bene, perché c'erano tanti errori. Vedremmo cosa fa il commissario. La differenza tra noi e il commissario si comincia a vedere. Poi con qualcuno, glielo dico qua attraverso queste cose, ci vedremo in un secondo momento, a maggio prossimo. Perché al momento la città merita rispetto e quindi in alcune cose io rimarrò in religioso silenzio, io e gli altri. Io e gli altri, così ci capiamo. Alle elezioni ci vediamo. Io starò in banchina. No, ho deciso che questa volta starò in banchina. Io non scenderò in campo, ma sicuramente scenderà.
scenderemo tra le strade e racconteremo alla gente. Per adesso stiamo mettendo da parte, sono un fortino, no, stiamo mettendo da parte, per questo ringrazio i colleghi, i 10 consiglieri comunali, la collega Di Martino, il collega Tasca, i colleghi Tasca, il collega Alparone, il collega Pozzo, i 10 che hanno sostenuto con i 3 assessori che erano pure consiglieri comunali, il sindaco Bonanno. Noi sapevamo che la sfiducia passava, noi lo sapevamo. Il sindaco Bonanno ha detto che non dovevamo fare azioni politiche per evitare questo. Noi dovevamo andare in consiglio comunale, affrontare il consiglio comunale e non come qualcuno diceva. Sa, di solito sono abituati, in questa città si vive e si è abituati al tempo delle vacche grasse, al tempo del calciomercato, no? Quando si compra il giocatore, no? L'asso. Certo. Noi non abbiamo fatto né calciomercato, né abbiamo, in quel momento il calciomercato era chiuso, c'era il campionato in corso. Il sindaco Bonanno ha dato ordini politici, quale capo di un'amministrazione, capo politico di un ragionamento che lo vedeva, ha detto: ragazzi, noi andiamo avanti, se ci vogliono mandare ci mandino, ma si assumono la responsabilità politica. La responsabilità politica è chiara a tutti, il centrodestra a Caltagirone non esiste, perché allora, se ci fosse stato un centrodestra degno di tale nome, questo non succedeva. Siccome ormai siamo in mano, insomma, a venditore di chiacchiere, con questi signori il tempo è galantuomo, vedremo poi la città da qui al prossimo anno, poi magari qualcuno... Ma come Caltagirone che ha fatto nascere dei nomi famosi nella politica? Oggi... I catanesi hanno deciso per loro, i catanesi hanno dato ordine di uccidere politicamente Bonanno e i 10. Attenzione, perché non è che hanno ucciso Bonanno solo, hanno ucciso Bonanno e i 10, perché tanto poi la gente dimentica, perché tanto poi noi dimentichiamo, poi c'è il momento delle elezioni e c'è il vogliamo bene, stiamo tutti insieme e vediamo cosa succede. Siamo qua, la città è qua, non noi, io forse ho il mio consenso. Se riesco a farlo, se riesco a farle ragionare, mia mamma, ma penso che anche lì abbia dei dubbi, quindi io posso dare un mio consenso. Aspetterò questi candidati a sindaci. Io li aspetto, guardi. Io non vedo il momento in cui si riaprano le danze della campagna elettorale, perché dal momento in cui uno ha fatto una decisione, che è quella di guardare dalla panchina, sarà più bello. Sai, di solito io quando giocavo era un pochettino di Caltagirone, era scassito come giocatore, no? A calcio mi dilettavo, facevo il libero e anche battitore, ero un libero battitore, qualche calcetto lo sapevo dare. Qualcuno ha tagliato la testa, non a me, guardi, io non vivo di politica, io vivo del mio onesto lavoro, mio papà mi ha dato questo, me l'ha fatto e mi ha insegnato ad essere una persona educata, ad essere una persona per bene, detta anche da alcuni magistrati, no? Qualche giorno fa qualche sentenza a mio favore, voltiamo pagina, quindi su alcune cose, quindi io non vivo di politica, non vivevo di quello che erano o che possono essere gli emolumenti che non si sa quando e se si prenderanno. Io ho fatto la prima cosa, ci ho messo tutto me stesso in questo anno di assessorato. Ho dato la mia presenza continua e ho cercato insieme ai dipendenti comunali e ai dirigenti di ogni tanto di risolverlo qualche problemino. Una cosa a cui ci tengo tanto è quello di ringraziare in particolar modo due settori, se me lo consente, perché non l'ho fatto, certo. sono stato lontano anche dalle televisioni, no? Dalla sfiducia. Ora questa è la seconda volta che vado che vengo in una televisione,
tutti gli uomini del verde pubblico, del giardino pubblico, che mi sono stati accanto dal primo all'ultimo giorno e che hanno dato a questa città dall'8 aprile, io posso prendere la responsabilità, dall'8 aprile 2014 al 21 aprile del 2015 hanno dato più di quello che potevano dare. Mi creda, tante volte con 100.000 difficoltà ho avuto da loro non solo il solito lavoro, ho avuto anche tanti insegnamenti e questo fa crescere. Questo ti aiuta a crescere anche politicamente, non solo nella vita, perché a 42 anni ancora, insomma, ho tanto da imparare perché non si finisce mai, di imparare. La seconda cosa, gli operatori ecologici. I miei colleghi, io li chiamavo così e li ho chiamati così fino all'ultimo, anche successivamente. Gli operatori ecologici, perché in questo anno che io, diciamo, ho vissuto con loro determinati periodi della vita politica amministrativa della città, devo ringraziarli perché quello che c'è oggi, grazie a loro, con me assessore all'ecologia, non c'è stato. Non c'è stato perché avevamo un'intesa, perché avevano un'interlocuzione continua, perché l'assessore, più o meno capace, poco importa, però andava a cercare i soldi, pagava. Perché si sono dette anche tante bugie, sa? Ogni tanto c'è qualcuno che sparla, che non sa quello che dice, perché siccome gli altri sono dall'altra parte, si parla da soli e non si sa quello che si dice. L'ultimo mandato, che è stato fatto dal Comune di Caltagirone nei confronti degli operatori ecologici, ma per la ditta che gestisce l'appalto nella raccolta, certo, di rifiuti solidi urbani, era per avere la mensilità di aprile, di marzo 2015. La giunta Bonanno aveva il giorno 21, il giorno quando c'è stata la riunione, detto per bocca del suo assessore Roberto Grevine, del dirigente architetto Antonio Virginia e da parte anche del dirigente della tesoreria, il dottore Pino Erba, inviato o comunque preparato un mandato di pagamento che c'era la disponibilità, non mandare e poi giacere in banca, una disponibilità con fondi vincolati solo per quel mandato per 165.000 euro, quindi il 70% dell'emolumento che era scaduto e di cui eravamo in ritardo di 6 giorni, perché la mensilità di marzo si paga entro il 15 di aprile, quindi noi il 21 aprile eravamo nelle condizioni, poi il 21 aprile ci hanno sfiduciati, ma io sfido chiunque a dimostrare il contrario di quello che sto dicendo io. Quindi noi abbiamo lasciato in ritardo 6 giorni, anzi il 30% di quanto dovuta alla DASTI per poter dare la possibilità di pagare lo stipendio agli operatori ecologici del mese di marzo, che scade il 15 di aprile. Questo da contratto, e qualcuno che ogni tanto non sa cosa dice, io glielo faccio attenzionare, così come avevamo inviato anche un acconticino alla OICOS. La OICOS gestisce, conferiamo noi alla OICOS tutto quello che raccogliamo in città, per meglio dire l'indifferenziato in città. Ah, l'indifferenziato, ho capito. L'indifferenziato, e noi avevamo dato anche un conticino, se non ricordo male, intorno ai 40.000 euro alla OICOS. Quindi abbiamo lasciato in cassa qualcosa come circa 1.700.000 euro presso la tesoreria non la tesoreria nostra, ma la tesoreria provinciale, perché noi non avevamo incassato, si chiamano modelli T80 per 1.700.000 euro, circa 1.600.000 e qualcosa. Quindi noi non abbiamo lasciato la città chissà in mano a quale problema così grave. Mi dicono che dobbiamo andare alla pubblicità, me l'hanno detto io di una volta. Ci fermiamo un attimino?
Allora, mandiamo la pubblicità e ci vediamo subito dopo. Bene, eccoci nuovamente in diretta, sempre dai nostri studi di Caltagirone ed in compagnia del già assessore al Comune di Caltagirone, Roberto Gravina. Con Roberto Gravina abbiamo parlato cos'è cambiato fra prima e dopo la mozione di sfiducia. Il motivo che sono state sfiduciate è stato molto chiaro nei suoi discorsi. E continuiamo a farci un'altra chiacchieratina, così tanto per andare a concludere la nostra trasmissione. Ma la tesoreria, avete detto che prima di chiudere per andare in pubblicità, ha detto che la tesoreria, in tesoreria avete lasciato la tesoreria provinciale, perciò erano soldi liquidi o no? Sì, 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 quelli erano soldi liquidi. Ma perché allora il commissario, quando ha mandato a pagare lo stipendio, la tesoreria non gliel'ha pagato? Perché nel frattempo, purtroppo, tra l'insediamento del commissario e cioè dalla nostra andata via, cioè sì, mandati via la sfiducia e l'insediamento sì, del commissario, sono passati, se non ricordo lui, è stato, se non sbaglio, il 15 di maggio più o meno, no? Sì, quindi questi 25 giorni, poi c'erano delle scadenze di rate di mutuo e quindi questo dovevano andare prima, per fare in modo che prima della scadenza delle rate di mutuo, e noi avremmo pagato sicuramente uno stipendio e avremmo dato circa 1 milione di euro, comunque 900-800 mila euro, per pagare il mutuo che era giacente in banca, e poi avremmo cercato di recuperare le ulteriori somme per pagare i mutui. Però tutto questo si è bloccato, una macchina che si è bloccata. Ma guardi, signor Lentini e amici concittadini, il problema è questo: anche il commissario è andato in banca per cercare di risolvere il problema con la tesoreria comunale. Quello che hanno detto al dottore Bonanno quando era sindaco, hanno detto al commissario straordinario. Anche il commissario è andato a Roma a parlare col funzionario, col funzionario del Ministero dell'Interno per il problema di bilancio. Ma non è cambiato nulla. La gente si aspettava, e qualcuno gli ha fatto credere, che il commissario sarebbe venuto con una borsa piena di soldi, che aveva le porte aperte, si ricorda quando facevamo un po' di pubblicità occulta, la porta aperta alla Renault, no? Sì. E c'era quella domenica, io ricordo da piccolino che con papà mio andavo lì e c'erano le porte aperte, con la scusa di vedere la macchina mi davano pure il regalino. Alla gente, a voi hanno fatto credere questo, vi hanno illuso, no? Vi hanno politicamente truffato. No, truffato. No, così, truffato. Perché li hanno illusi, perché c'è qualcuno che è bravo a mistificare tutto un insieme di cose, a far credere alla gente, sol perché lo guarda, che c'è l'asino che ha le ali e che può volare con noi di sopra. Non è così. Amici miei, io mi pare che sia stato sempre chiaro nella mia vita, e anche attraverso questo canale, questi canali con cui ci stiamo ascoltando, tutto lo pagheremo noi. E questo ragionamento di fare commissariare una città, mai nella storia repubblicana del Comune di Caltagirone è successo, mai, mai. Bastava soltanto votare il bilancio o metterci nelle condizioni, come si faceva nel passato, di fare approvare a chi se lo voleva approvare il bilancio. Invece questa volta ci sono stati questi 20 baluardi, questi 20 moschettieri. Prima erano meno di 20, erano 17, 18. Sì, 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 vabbè, ma perché per votare il bilancio ci voleva la maggioranza? C'è dei presenti, la maggioranza dei presenti. Ah, la maggioranza dei presenti. E che i revisori dei conti. Ora io farei un'altra domanda, ma questa volta non la faccio ai miei concittadini, non la faccio al politico di turno, io lo faccio ai revisori dei conti, che hanno dato un parere negativo. Io ho un parere, poi lo renderò pubblico. Io ho fatto due emendamenti nel bilancio che sono stati bocciati per riequilibrare.
Siccome ritengo, insomma, dopo una modesta esperienza di attività amministrativa al comune di Caltagirone, ritengo di conoscere un tantino il bilancio. Lo facevo ai tempi del professor Pignataro, sindaco, che saluto, quando io facevo degli emendamenti, no? Guarda caso, fui da precario, fui io a presentare un emendamento per impinguare le ore in più dei precari del comune di Caltagirone per 50.000 euro, perché nessuno ci aveva pensato, e Gravina fece un emendamento all'epoca, no? E per cui i precari del comune di Caltagirone poi hanno avuto delle ore aggiuntive a quelle del contratto che paga la regione siciliana. E io ho fatto due emendamenti, sostenendo una tesi di cui un comune uguale al nostro, il parere della Corte dei Conti è favorevole. Io non capisco perché il revisore del Comune di Caltagirone, sui due pareri, più che legittimi, abbiano dato un parere negativo. Cioè, sul fondo di accantonamento dei crediti, giusto? Allora, la legge dice che, svalutazione dei crediti, mi scusi, scusatemi, sul fondo di svalutazione dei crediti, che si fa per l'ultimo quinquennio. Ma se noi avevamo dichiarato il dissesto nel 2011, quindi stavamo parlando del 2012, 2013 e 2014, vorrei capire per quale motivo mi danno il parere contrario sul fondo di svalutazione dei crediti, un fondo per cui i crediti che noi avevamo vanno svalutati, cioè vanno diminuiti attraverso il bilancio, e questa posta messa in accantonamento. Attenzione, la legge è chiara, dice nell'ultimo quinquennio. Ma poi la cosa veramente assurda che non rimarrà nella storia di questo comune, io mi do, ci saranno tanti commercialisti, ci saranno tanti ragionieri, c'è gente che come me magari si appassiona dei numeri, no? Che ci ascolta. I revisori dei conti accertano, non lo dice Roberto Gravina, questo ultimo collegio dei revisori dei conti accerta che il comune di Caltagirone, non come il precedente collegio, aveva fatto una cosa diversa, che non si è sforato il patto di stabilità per l'anno 2013. Quindi l'illegittimità di un atto messo in campo dal Ministero dell'Interno, va bene, perché fu nominato commissario ad acta il vecchio presidente del collegio dei revisori dei conti, il quale disse: no, hanno sforato il patto di stabilità. Un altro collegio dichiara a verbale che noi non avevamo sforato il patto di stabilità, e quindi il 1.300.000 euro di soldi che il Ministero attualmente si sta trattenendo, e io dico illegittimamente, al Comune di Caltagirone, nel bilancio di previsione, visto che l'amministrazione Bonanno ha fatto ricorso e quindi vi è un giudizio pendente, in un bilancio di previsione, non a consuntivo, signori commercialisti, ragionieri e quant'altro, in un bilancio di previsione il collegio dei revisori, forse cautelativamente, voglio spezzare una lancia, no? A favore loro, ha deciso di dare parere negativo. Ma come? Da un lato mi accerti che non abbiamo sforato il patto di stabilità, dice no, noi diamo il parere negativo perché, siccome c'è un decreto del Ministero, allora noi diamo il parere negativo perché il Ministero ha emesso la sanzione. È come il vigile che fa una sanzione, che il comandante della polizia municipale, che il sindaco dichiarano che il vigile magari ha potuto sbagliare, perché nella vita sbagliare è umano. Perseverare Certo. gli abbori, e mi si dice no, in un bilancio di previsione, se eravamo a consuntivo lo potevo capire, con parere negativo. Questi due emendamenti messi insieme salvavano anche il comune di Caltagirone sui bilanci 2012, 13 e 14, e ci mettevano nelle condizioni di pagare persino debiti fuori bilancio e di avere avanzo di amministrazione. Punto. Questo è il ragionamento tecnico. Poi quello politico ha fatto una scelta diversa. Scusa, il revisore dei conti Sì. non li Il nomina consiglio. il consiglio, Il no? consiglio li nomina. No, pensavo No, all'amministrazione. no, 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 il consiglio, il consiglio. Li Ah. nomina il consiglio comunale. Li decidono i 30 consiglieri. Ho capito. Hanno e percepiscono per la loro professione un corretto
soldi, contributo, contributo, certo. No, prendono più di un, più o meno più di un assessore che non lavora o che fa il libero professionista. Hanno dei guadagni, però attenzione, devo anche essere sincero, hanno dei rischi e lavorano tantissimo, tant'è che gli studi di questi professionisti, una volta che vanno a fare i revisori, non hanno il loro tempo, gran parte del loro tempo lo dedicano ai conti del comune. Questo non hanno giusto. Clientela. La clientela, purtroppo, come tutti gli studi dei professionisti che vanno a fare determinate anche io prendo il caso dell'assessore De Pasquale, che l'assessore De Pasquale mi diceva, faccio una confidenza aperta a tutti, guarda, dice, il mio studio da quando sono assessore, non seguendo lo studio, è calato di tantissimo, no? Ho grandi difficoltà. La stessa cosa succede al Collegio dei Revisori dei Conti. Certamente. E per cui al comune di Caltagirone, sì, siccome mi diceva il commissario che ci sono state fatte dei contratti un po', non lo so, lui l'ha detto, un po' strani rispetto a quelli che sono l'iter normale, dove addirittura il comune ti dà in affitto qualcosa e poi ti dà anche dei soldi perché tu lo gestisci. Continui a gestirlo e a fare l'attività, oppure ad altri gli paga l'energia elettrica o insomma, qualcosa del genere. Ad esempio, un altro appello che è stato fatto qui da Giovanni Garofalo è quello che al cimitero è stato dato un appalto in cui i locali se li vende la ditta e il comune non percepisce un centesimo. Anche al Museo Monumentale, se c'è da fare i lavori, il comune deve pagare e loro percepiscono se ci sono lavori altri oppure se ci sono introiti. Ma il comune, visto che non percepisce soldi da nessuna parte, percepisce soltanto i soldi dall'IMU o ICI o quella che sia, dalla giugno, giugno e dicembre, ma con due volte l'anno voi riuscivate a fare tutte queste cose che avete fatto, avete gestito per tre anni? Gli ingressi sono variegati. Ci sono quelli, io li chiamiamo con ordine, diciamo, più consono ai nostri concittadini, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, così come previsto dal decreto legislativo 507 del 15/11/93, che istituisce tasse e tributi per la città. Noi avevamo ad esempio gli ingressi che riguardavano il famoso pagamento della spazzatura, giusto? Poi si paga, poi c'era l'ICI, IMU, poi è cambiato il nome, ma sempre di quello si tratta. Dopo avevamo il Ministero, lo Stato, la Casa Madre, che ci dava, così come li dà a tutti i comuni d'Italia, e la stessa cosa alla Regione Siciliana. La Regione Siciliana dà dei contributi che sono circa 1.200.000-1.300.000 euro, poco più, poco meno, durante l'anno ai comuni. Ad esempio al nostro comune erano più o meno questi. Poi i soldi dei precari arrivano sempre in ritardo, perché la regione, anche la regione, ha tantissimi problemi. Basta pensare che l'anno 2014 noi abbiamo avuto, tra i mesi di febbraio e marzo ed aprile, dallo Stato circa 4 milioni di euro nel primo trimestre. Siamo a giugno, il comune di Caltagirone dal Ministero ha ricevuto solo 222 mila euro quale fondo di investimento, che attraverso un meccanismo particolare viene assegnato al comune di Caltagirone, che sono soldi degli interessi che si pagano sui mutui, no? C'è tutto un meccanismo che è abbastanza lungo da poter spiegare. Quindi 222 mila euro a fronte dei 4 milioni dell'anno 2014. Ecco perché le difficoltà attuali
e perché poi lo Stato ha deciso di diminuire anche il fondo di solidarietà per i comuni. Questi sono gli ingressi del comune di Caltagirone, così come ho detto, poi ci sono una serie di tributi e quant'altro. Guardi, io le posso garantire una cosa per rispondere alla sua ultima domanda. Noi non abbiamo stipulato nessun contratto che prevede che io ti do in gestione un bene e che tu Allora, qualche altra amministrazione precedente? l'amministrazione precedente, ma quella nostra le posso garantire di no. Anzi, sfido chiunque a poter Cioè, né dimostrare. quella precedente né la vostra? No, no, quella nostra Ah, la no. vostra, la vostra Quella no. precedente ha messo in atto tutta una serie di contratti, li ha fatti con dei bandi, comunque li ha fatti, il commissario ha fatto delle dichiarazioni, io alle dichiarazioni del commissario credo, non ho motivo di dubitare, lui ha detto che ci sono alcune problematiche, noi le avevamo sollevate queste problematiche. Sarà un caso che il commissario ha messo mano a questa situazione, così come ha detto che i soldi del dissesto, il dissesto è stato dichiarato fino per i conti, per il bilancio, fino al 31-12 del 2011, quindi prima della nostra amministrazione, poi li dovremmo pagare noi, ma lo sapevamo, non è una novità. Noi ci siamo presi la responsabilità dichiarare il dissesto perché non eravamo in condizioni di pagare questi 53 milioni di euro e abbiamo assunto dei mutui per il pagamento e i soldi sono in mano ai signori della commissione straordinaria di liquidazione che sta pagando al 50% tutti coloro che avevano dei crediti, ma non eravamo nelle condizioni di poter pagare. Quale piano di rientro dovevamo fare? Che cosa dovevamo vendere? Gioielli di famiglia, il comune non ne ha, non ne ha, perché tra l'altro il mercato attuale non ci consente di vendere nulla. Abbiamo messo tutto in vendita, lo prevede la legge, perché dal momento in cui vai in dissesto, oltre le tasse al massimo, ma anche col piano di rientro le tasse sarebbero state al massimo. Attenzione. Per cui diciamo la verità alla gente, per la città non sarebbe cambiato nulla per i cittadini, per i cittadini non sarebbe cambiato nulla, o piano di riequilibrio o di rientro o dissesto, le tasse sarebbero state comunque sempre al massimo. Quindi poi se qualcuno vuole fare credere sempre che c'è il famoso asino che vola con voi e me di sopra, ha sbagliato completamente l'articolo. Qua l'articolo è determinativo, politicamente maschile. Punto. I contratti, chi li ha fatti? Lo sappiamo tutti. Quali sono i contratti? Lo sappiamo tutti. Non sta a Cioè noi lo giudicare. sapete voi No, amministratori. lo sa tutta la città quali sono, tutta una serie di contratti. Così come mi auguro che, insomma, il mio pensiero a parcheggiare sia un pensiero errato. Perché noi siamo il comune fideiussorio del parcheggio di Santo Stefano. Se non paga la ditta, poi pagherà il comune. E quella struttura ha dei costi, che l'azienda che l'ha fatto ha sostenuto dei costi. Andiamo a vedere questi contratti, andiamo a Ma non ci va vedere tutta nessuno una lì. serie di, tutta Ma una lì serie di contratti. La privatizzazione del cimitero. La privatizzazione del cimitero non è attribuibile alla giunta Bonanno. La privatizzazione dell'acqua non è attribuibile alla giunta Bonanno. Probabilmente la giunta Bonanno ha fatto degli errori sull'acqua. Che non è che siamo stati così bravi che siamo. Noi avevamo in mente, e l'avvocato che ci seguiva ci aveva detto di attendere la. Probabilmente abbiamo sbagliato nell'attesa, ma se l'avvocato ti dice non togliere l'acqua alla SIE e riportarla al comune di Caltagirone perché io prevedo giuridicamente che ci siano delle cose in atto, probabilmente abbiamo sbagliato in questo, nel non riportare l'acqua al comune di Caltagirone, ma anche l'acqua dei costi. Quindi al di là di questo, qualche errore lo abbiamo commesso. Mio Dio, siamo persone umane,
anche chi gestisce nella pubblica amministrazione commette degli errori di valutazione o possibili errori di valutazione. Io non dico che sia stato un errore, però hanno esternalizzato il cimitero, hanno dato con le strisce blu che dovevamo risolvere tutti i problemi del mondo, abbiamo creato l'azienda che ha investito, ha creato questa bellissima struttura. Anzi, io mi auguro che questa struttura da parte nostra sia più utilizzata. È una bellissima struttura che ha una dotazione e un lavoro di alta Sì, ma è ingegneria. lì Le che ci va, sono le automobili. I automobili, pullman, ma come guardi, fanno a entrarci? le dirò di più. Invece, da assessore al centro storico, perché tra l'altro mio nonno, che avevo l'assessorato al centro storico, attraverso un finanziamento che era stato captato dalla regione siciliana per 900.000 euro, pensato e progettato alla ripavimentazione e pedonalizzazione delle piazze. Fu allestito, e devo dire grazie all'ufficio tecnico, in brevissimo tempo il progetto fu mandato alla Regione Siciliana, ci fu mandato il decreto di finanziamento da parte del Presidente Crocetta, no? Il Presidente Crocetta, custodisco gli atti, fece un decreto dove finanziò 900.000 euro per la pedonalizzazione delle piazze, e da lì partiva una cosa importante, la chiusura delle piazze. La chiusura delle piazze. E quindi c'era tutto un ragionamento delle zone ZTL che il collega Egidio Sinatra, che ringrazio per la sua pregevolissima opera, che è quello che non si vedevano, no? Tipo l'ingegnere Sinatra. L'ingegnere Sinatra aveva, attraverso gli uffici, ragionato con il comandante della Polizia Municipale, con i lavori pubblici, con l'assessore al centro storico e quant'altro. Avevamo in mente di creare un sistema che ci permetteva, così come era giusto, la pedonalizzazione di un cammino, no? Che partiva dalla parte della via Roma e che si arrivava in piedi fino alla città. Questo avrebbe Sì, acconsentito però e dato la possibilità alle autovetture di poter andare in quel bellissimo parcheggio che abbiamo. Vero è, chi ha pensato non ha pensato che c'erano dei pullman. Queste sono delle no, non solo scelte, questo, perché progettuali. io vedo che qui arrivano magari 20, 30, 50 pullman, di autovetture private ne arrivano Sono delle molto poche. scelte Allora, che sono state ma poi fatte dico dalle. un'altra cosa, se io, cittadino di Caltagirone o forestiero, vado a parcheggiare lì e devo andare al comune, al municipio, a Si vedere era la pensato, scala, ma si era pensato, ma ma si quanta era, ma si strada era mi devo pensato, no, no, fare? si era pensato di mettere a disposizione da parte dell'azienda che gestisce le famose strisce blu un pullman, un minibus che portava le persone dal parcheggio e che li portava in piazza. Quindi avevamo in cantiere tutta una serie di ragionamenti, così come, se mi permette, io una modesta traccia l'ho lasciata, il nuovo piano urbano del traffico, gli uffici avevano ed hanno pronti il nuovo piano urbano del traffico, che prevedeva la possibilità di rigirare al contrario di via Principe Umberto. Stavamo studiando con il comandante della Polizia Municipale, con l'architetto Virginia e con l'ingegnere Alberghina, la possibilità, che purtroppo probabilmente non c'era e non c'è, del doppio senso su via Principe Umberto, ma via Madonna della Via, che scendeva in unico corso a senso unico, la possibilità che di un parcheggio e di un'area un tantino diversa su quel di Piazza della Regione, per capirci, al Tribunale, con il viale Mario Milazzo a doppio senso e via
Via l'autonomia invece ha senso unico soltanto a salire, creare una bellissima piazza, perché si chiama piazza Bellini, piazza Vincenzo Bellini, ma attualmente è solo quella piazza, non c'è. Invece si era pensato che arrivando all'angolo che immette sulla destra per andare a piazza Bellini si creasse un semicerchio che passava davanti tutto piazza Bellini, diciamo il palazzo, uno dei palazzi più alti di Caltagirone vicino piazza Bellini, e che sulla sua sinistra quindi mostrasse una piazza con giochi d'acqua, con bambinopoli dove la possibilità di tanta gente di poter sostare, e dall'altra parte la stessa cosa per chi saliva. Quindi avevamo creato con questa bellissima piazza per poi riscendere, anche attraversare la possibilità di attraversare la piazza Bellini per andare verso via Madonna della Via e poi ritornare per chi erano delle esigenze, così come si era pensato il senso unico in via Principessa Maria, in modo diverso all'incontrario, per creare un... Cioè, anziché entrare come entriamo ora, invertire tutti i sensi. Invertire, sì, ma non c'era, ripeto, c'era il problema, avevamo attenzionato quello che le associazioni di categoria su via Principe Umberto, purtroppo avevamo dei problemi, che il comando della Polizia Municipale, avendo il posto della situazione, andavamo in un famoso bollino rosso per l'attraversamento a doppio senso, noi andavamo al di sopra di quello che la legge consentiva mediamente di poter attraversare una strada. Non è un caso che poi da assessore all'edilizia privata, di aver ottenuto un risultato che per me è stato un ottimo risultato, per questo ringrazio l'associazione dei geometri, Archimede, tutti i geometri di Caltagirone, con loro e per loro avevamo sposato una battaglia che avevamo vinto con la sovrintendenza ai beni culturali. L'assessore Gravi e l'architetto Virginia hanno vinto una battaglia che sembrava che stava, chissà cosa si stava facendo, non c'era più la possibilità di fare una modesta pinzellina al centro storico, perché anche la possibilità di montare una struttura precaria aveva bisogno del nulla osta del genio civile, della sovrintendenza ai beni culturali. Ma io mi sono letto il regolamento, che conoscevo edilizio, sono un modesto geometra di campagna, e con l'architetto, col dirigente architetto Virginia, siamo andati alla sovrintendenza, dove dopo un acceso dibattito, io sono un po' focoso, no? Col sovrintendente, alla fine mi ha detto: assessore, lei ha ragione, perché io gli dicevo: scusi, questo è un regolamento che è stato approvato dalla sovrintendenza dei beni culturali, dove dice che è escluso gli edifici particolari e contenuti in una tabella, per il resto si poteva fare anche la pinzellina, si poteva sistemare, insomma, abbellire, fare, insomma, una serie di lavoretti che, per avere un parere della sovrintendenza, i tempi sono lunghissimi. Grazie all'architetto Virginia, e se vi permettete un pochettino del mio temperamento focoso, noi siamo andati via da lì con una vittoria, ripeto, che non è una vittoria che avevamo vinto i miliardi, ma abbiamo dato la possibilità a chi abita nel centro storico di poter fare determinati lavori senza bisogno di avere nulla osta inutili, perché erano previsti il nostro regolamento edilizio, dal nostro regolamento edilizio che aveva firmato un sovrintendente precedente, quindi non si sono disconosciute le firme, e questo lo abbiamo fatto, così come le linee guida del piano regolatore generale erano alla commissione competente per essere mandate in consiglio, che è l'atto propedeutico alla presentazione del piano regolatore generale, punto. Quindi un progetto di massima anche sul piano regolatore generale. Quindi qualcosina, diciamo, che in questo anno, oltre la ordinaria amministrazione che era diventata straordinaria per problemi che tutti conosciamo e sappiamo, economico-finanziari, diciamo che qualcosina in cantiere l'avevamo fatto, così come ringrazio anche non solo il Collegio dei Geometri della provincia di Catania e l'Associazione Archimede,
con il suo presidente e tutto lo staff, ma se mi consentite, io non voglio salutare il presidente dell'associazione, voglio salutare il maestro di tutti, che è il geometra Giacomo Giaquinta, diciamo, è colui che riunisce tutti i geometri del Calatino, certo, sì. La sua figura patriarcale che ha nei confronti di tutti, oltre che di maestro di tutti i geometri di Caltagirone, e non solo, anche il presidente dell'associazione degli architetti e degli ingegneri e anche di altre associazioni tipo Zenobi e quant'altro, che avevano dato a un modesto assessore e geometra di campagna delle indicazioni per cui io stavo tracciando un solco. Mi devo togliere un sassolino. Possiamo mandare la pubblicità? Sì, un sassolino, allora, l'ultimo sassolino e poi chiudiamo. Ci sono gli sassolini e poi mi devi spiegare qual è la differenza, dopo la pubblicità questa, qual è la differenza fra geometra di campagna e geometra di città. Mandiamo la pubblicità, ci vediamo dopo. Bene, eccoci nuovamente in diretta, sempre dai nostri studi di Caltagirone, in compagnia del già assessore Roberto Gravina, già assessore del comune di Caltagirone. Abbiamo parlato di tantissime cose, ma prima della pubblicità lui ha chiesto di togliersi un sassolino dalle scarpe. Qual è? Ma guardi, il sassolino riguarda il REMS. Sappiamo tutti che cos'è il REMS, sappiamo tutti che a Santo Pietro purtroppo hanno, e io sostengo illegittimamente portato queste persone che hanno bisogno di cure, che quella struttura non è nelle condizioni previste dalle normative vigenti in materia e che fu oggetto, e per questo ringrazio il mio amico Angelo, io ho un amico mio che si chiama Angelo, che a volte è anche avversario mio, il mio amico Angelo, insomma, con l'amico mio Angelo abbiamo fatto un ragionamento ben preciso e messo in campo questa delibera di consiglio, no? Una mozione che poi è diventata una delibera di consiglio. Ma con quale faccia tosta in questa città ancora c'è gente che vuole prendersi gioco non solo della gente ma di chi scrive delle mozioni, di chi le fa votare, anche se non le scrive le fa votare, di alcuni ragionamenti. Veramente, io sfido chiunque, andate a vedere la delibera di consiglio comunale che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook. Ci vuole coraggio. Il PD di Caltagirone dovrebbe guardarsi allo specchio con a capo il suo si chiama segretario Crispino, che era consigliere comunale, che non votano a favore della mozione di Roberto Gravina e di tanti altri, attenzione, e di tanti altri. Non la votano e poi dicono: noi non lo vogliamo il REMS. Che fanno? Vanno in televisione, fanno conferenze stampe. Vergognatevi, vi dovete vergognare. Avete votato a favore del REMS e non contro. Lo dicono i fatti. E caro segretario, parlo col segretario per non parlare con gli altri colleghi consiglieri comunali del PD. Vengi qui, si sieda qua accanto a me. Qua lo aspetto, potremmo parlare del REMS, portiamo le carte e lo dica la gente, perché l'astensione è voto contrario in Consiglio Comunale a Caltagirone e loro hanno votato favorevolmente, anzi non hanno votato la mozione di Gravina che prevedeva che siccome non c'erano tutte queste cose la dovevamo inviare al prefetto, la dovevamo inviare al ministro, la dovevamo inviare all'assessore Borsellino e... Guarda caso, prima non votano le cose e poi dicono alla gente il contrario di quello che votano e che fanno in consiglio comunale. Ci vuole faccia tosta. Io la ringrazio per avermi fatto togliere questo modesto sassolino. Sa, le ho detto che starò in banchina, ma non in silenzio. Mi devi spiegare, tanto per andare a chiusura, a concludere la nostra chiacchierata, qual è la differenza fra geometra di campagna? Ha detto: io sono un geometra di campagna. Qual è la differenza fra il geometra di campagna e il geometra di città? Ma guarda, il geometra di città, lo dice la parola stessa, è un geometra più capace, più buono, più sensibile, più adatto a metodi molto signorili. Il geometra di campagna è quello rustico, è quello che
si è fatto da solo, è quello che non deve dire grazie a nessuno. Il geometra di campagna è quello che va anche ad arare la terra, a prendere le misure in mezzo alla terra, a misurare la terra. Il geometra di campagna è quello che vive di esperienza, non solo nel campo tecnico, ma anche nel campo personale. È colui che è stato abituato anche a prenderle, no? E a starsi in silenzio, così come sto facendo io, no? Che ho deciso di stare in banchina, ma non di non stare in silenzio. Perché quando vengono dette le bugie poi alla fine c'è Pinocchietto, no? C'è la famosa favola del Collodi. Perché? Così come io ho detto, io per fare quella delibera, quella mozione, non la feci. Mi sono fatto aiutare perché probabilmente chi mi aiutò, quel buon angelo che mi aiutò, va bene, probabilmente aveva la possibilità di guardare, perché non è che siamo tutti scienziati, che Ma siamo allora tutti praticamente, zichichi, vediamo tanto per fare capire meglio alla nostra sia bisognava votare. città che comprensorio. Santo Pietro era un centro dove ci andavano a fare Era la un centro di riabilitazione, riabilitazione, era un perfetto. fiore all'occhiello, come dice il mio. Conosciuta anche in Ovunque, Calabria, in Puglia, ovunque, sì. ovunque. Il direttore generale all'epoca dell'ASP indicò questa struttura come la possibilità di inserire e di fare il REMS. Questo REMS che cos'è? Parliamone, Vabbè, cioè, stretto facciamolo capire stretto, alla gente prima cos'è. c'era Barcellona Pozzo di Gotto, ora Barcellona Pozzo di Gotto non c'è più ed alcune di queste persone che sono ammalate e che sono curate in luoghi di cura particolari perché hanno avuto dei grossi problemi mentali. Prima c'era il manicomio di Barcellona, ora li hanno divisi in tanti posti. È Ho capito. gente che va curata e che ha bisogno di cure, ma la struttura di Santo Pietro non era e non è nelle condizioni di potere avere all'interno di quella bellissima struttura Venerina Scelba, all'interno queste persone, là dentro non possono essere curate perché mancano gli standard che lo stesso un decreto e delle leggi normative vigenti. Non ci sono state neanche i preliminari previsti dalla stessa normativa. Questo è il ragionamento, ma non Roberto Gravina. Roberto Gravina era uno come gli altri 30 che prendeva, grazie anche a degli amici, prendeva dei ragionamenti e li portava per il bene della città in consiglio. E in consiglio il Partito Democratico ha deciso di non votare quella mozione. Cioè, abbiamo perso questa struttura Non che era. abbiamo perso in quel momento, No, no, bisognava questa votare, struttura non c'è le più chiedo scusa, ora. bisognava votare. Se stavano facendo, era stato individuato un nostro bene, un bene della città, come luogo di cura di malati particolari, psichiatrici particolari e portarli lì, ma lo stiamo vedendo quello che sta succedendo a Santo Pietro. Scappano, sono riusciti a scappare perché non Perché? ci sono le dotazioni di sicurezza che la stessa legge prevedeva e non Roberto Gravina, ma come Roberto Gravina la pensava anche l'avversario politico, un nome a caso perché non ricordo i colleghi che votarono la mozione, che posso dire il collega Tasca, che magari politicamente la pensava diversamente da me, ma che vedendo la bontà e il contenuto della stessa mozione, vota a favore della Della mozione mozione proposta da proposta da Gravina Gravina, più certo. altri, non solo da Roberto Gravina. Mentre il Partito Democratico decise di non votare quella mozione, e poi fanno conferenze stampe, parlano alla città, dicono, cucchiano, ma che cosa, ma questo paese tutto che bastono e cerno, non so detto, ecco, la famosa
il colpo del dialetto, no? La frase in dialetto, veramente ci vuole coraggio, smettetela, smettetela, toglietevi la maschera, toglietevi la maschera, così come la maschera se la devono togliere questi che dicono di essere del centrodestra e che del centrodestra non sono, no? E che poi vanno a giocare con la sinistra, col centro. Ora in queste elezioni, guardi, li vedremo tutti in campo questi saltimbanco. E mi si diceva che siccome io ho un amico che si chiama Nicola D'Agostino, ma la politica è una cosa, la politica è un'altra cosa, così come un amico che si chiama ingegner Mario La Rocca, che è commissario straordinario del comune di Caltagirone, così come un'amicizia nella persona del già presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo o del senatore Giovanni Pistorio. Cioè, io non vedo niente di male ad avere delle amicizie. Ah, ma allora se il tuo amico si colloca col centrodestra, tu cosa fai? Se il tuo amico si colloca col centrosinistra, tu che cosa fai? Io avevo un mandato elettorale ben preciso. Sono stato eletto nel centrodestra. Va bene, quindi quel mandato a cui io ho chiesto il voto agli elettori bisognava concluderlo col centrodestra. Domani mattina, se voglio cambiare, se volessi cambiare casacca, mi presento. Ma sin dal primo momento mi presento col centro per andare destra, sinistra, o a destra o a sinistra, non in corsa di causa, come tanti salti in banco, no? Questa città ci sono salti in banco, ci sono quaglie, triglie, chi più ne ha più ne mette, chi è stato eletto con la destra, che se ne andava con la sinistra, chi era stato che facevano tutti questi mercanteggiamenti, chi aveva assessori che dopo fa delle scelte, per carità, più o meno, che io non condivido, ma rispetto, di andare all'opposizione, l'assessore gli si dimette, dopo 3 giorni ci viene a svuotare la sfiducia, ripeto, massima, io rispetto ma non condivido queste scelte. O chi come, insomma, Forza Italia, no? Ci abbiamo Forza Italia, Caltagirone, noi, allora... Che Forza Italia ha fatto una scelta ben precisa, era quella di votare col centro-sinistra. Ma Forza Italia però è centrodestra. Va bene, Berlusconi ha sempre. E qua a Caltagirone, pur di uccidere Bonanno, si vota col centro-sinistra. Che è una novità. Che è una novità di Forza Italia. Ma perché? Che è una novità quando Forza Italia vota e non lo posso dimenticare, presidente del Consiglio Comunale, il dottore Fortunato Parisi, no? E che in cambio ebbe la commissione, il sottogoverno della città, perché è la prima volta che Forza Italia fa queste cose. Io mi auguro invece che oggi, tra l'altro, Forza Italia ha un nuovo commissario, no? L'architetto Gruttadauro, che è il nuovo commissario, che invece prende una linea coerente, decisa, o sta col centrodestra o sta col centrosinistra, non ci sono alternative. Io per 10 anni sono stato oppositore al sindaco Vignataro. Punto. Io ho fatto opposizione al sindaco, opposizione costruttiva, attenzione, certo. Non distruttiva. Non certo. Gli ho mai anzi una volta votato in bilancio, no? Ma era di previsione. Ma poi io non ho mai votato bilancio a favore del sindaco Vignataro, ma non perché per partito preso, perché ero convinto della mia bontà. E quando il collega Garofalo diceva che i bilanci del comune di Caltagirone non andavano bene, e io lo gridavo assieme al dottore Carullo, a Totò Pecoraro, a Oscar D'Amico, tanti amici che ormai non fanno più politica perché professionalmente troppo impegnati, no? Col dottore Franco Failla, con il collega Ciccioli Rosi, gridavamo alla città e dicevamo che i conti non funzionavano, ci prendevano per pazzi. Poi il dissesto, e poi oggi il commissario straordinario. Io voglio fare un augurio, voglio chiudere così, voglio fare un augurio innanzitutto al commissario, che possa sicuramente fare molto meglio di quanto abbiamo fatto noi, perché se questo accade, il primo ad essere felice probabilmente è il dottore Bonanno. Che vuol dire che noi abbiamo sbagliato, no? E che quindi un commissario può risollevare le sorti della nostra città. E gli faccio gli auguri di ottimo lavoro, perché conosco personalmente l'ingegnere Mario La Rocca, conosco le sue indubbie capacità. E quando dico indubbie, mi creda,
lo dico con concretezza e con fatti, perché è un uomo non solo di poche parole, ma di molta sostanza. Io gli auguro di poter risolvere una buona parte, non dico tutti perché la bacchetta magica non ce l'ha, una buona parte delle difficoltà in un momento critico che sta attraversando la città di Caltagirone. E secondo augurio lo voglio fare a tutti i dipendenti comunali, i dipendenti della DASTI, a tutti coloro che orbitano intorno a questo involucro, no? A questa bellissima struttura che è in Piazza Municipio e poi dislocata nelle varie parti. Gli faccio gli auguri perché mi auguro che invece probabilmente noi abbiamo potuto fare degli errori, che questi errori non li faccia il commissario, che le difficoltà che abbiamo attraversato noi magari non li attraversi il commissario, perché se non li attraversa il commissario a catena tutta la filiera, no? Non avrà Sembra che tu problemi, quindi. stai facendo, dando un addio a tutti, ma No, tanto tu no, ritornerai qui un'altra volta e no, 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 no. riparleremo di tante altre Guardi, cose. ora se ne parlerà fra qualche mese, perché ho bisogno Di ossigenarti. in questo periodo di tanto ossigeno, e quando infatti vado spesso fuori dalla nostra città, perché altrimenti, come diciamo noi, mi ammaligno, e siccome non mi voglio malignare, ho deciso di andare non solo a Santo Pietro. Perché io tutti i sabati e tutte le domeniche mattine molto presto vado a Santo Pietro, vado nella mia Santo Pietro, perché reputo Santo Pietro e frazione di Caltagirone, così come vado nella mia Granieri. Di mattina presto mi prendo la bicicletta, la metto sopra la macchina da solo, arrivo a Santo Pietro fra le 5 e mezzo e le 6, perché ho un'abitudine particolare di alzarmi presto, prendo la bicicletta, parto da Santo Pietro, arrivo a Granieri e ritorno. 7 e mezzo, 8 sono di ritorno. Sono del ritorno a Caltagirone, mi vado a ossigenare, però durante la settimana molto spesso vado fuori a cercare insomma, di non pensare quello che è successo, quello che sta succedendo, non a Roberto Gravina, quello che sta succedendo alla città, perché altrimenti mi vengono 20 nomi davanti agli occhi. Quando mi vengono i 20 nomi, io non ce l'ho con i 20 nomi, perché sono dei colleghi con cui abbiamo delle esperienze anche lunghissime, io ce l'ho con i mandanti, con i colletti, politicamente colletti bianchi catanesi, con loro ce l'ho. Poi per il resto qua la politica nostrana è una politica, non so, una politica diciamo di quartieri. Io ce l'ho con i mandanti dell'omicidio politico, non di Roberto Gravina, della città di Caltagirone, con i signori catanesi. Bene, siamo arrivati a conclusione della nostra chiacchierata. Abbiamo fatto togliere molti sassolini dalle scarpe a Roberto Gravina. E in ogni caso noi ci dissociamo di quello che può essere eventuali controversie o altro, perché lui se ne assume la responsabilità, ma non c'è stato nulla di male, nulla Abbiamo parlato di di politica. Tutto politica, per cui la politica. va inteso nel quadro di un ragionamento prettamente politico. Per cui vi do un arrivederci alla prossima puntata e vi saluto in compagnia del qui presente Roberto Gravina. Ciao a tutti.